come vedete, stiamo preparando la pasta per i cappelletti. Gli ingredienti sono carni diverse, cioè pollo, maiale e vitella. Se la trovate, perché è quasi impossibile, attualmente non si trova più assolutamente, il cervello, volendo al limite anche un po' del cervello del maiale. Oltre a questo ci va aggiunto o il prosciutto oppure la mortadella. Io preferisco la mortadella perché è più saporita e logicamente le uova e il parmigiano ed è essenziale l'odore della noce moscata. Queste quattro carni le tagliamo a dadoni e le facciamo insaporire in padella con un po' di burro. Prima che l'acqua termini completamente, è bene spegnere e mettere un po' di sale per insaporire. A questo punto prendiamo un macinacarne o elettrico o a mano. Dipende quanti ne dovete fare, dipende quale attrezzo avete a casa e macinate il tutto. Rimacinate passando le carni direttamente nella padella dove l'avete cotto, perché lì c'è il condimento, c'è un po' del liquido e quindi la carne riassorbe questi liquidi e condimento che c'era. Poi facciamo un secondo passaggio in modo che la carne diventi più sottile, più fine. E mentre maciniamo aggiungiamo il prosciutto o la mortadella, quello che abbiamo scelto, e la salsiccia. Uniamo bene, mescoliamo dopo aver finito di macinare, mescoliamo bene il tutto, uniamo le uova. Come vedete io ho messo un uovo intero, ho provato con un tuorlo, ma il tuorlo da solo non teneva, allora non aveva unito la carne, allora ci ho messo l'uovo intero, come vedete. 4-5 cucchiaiate di parmigiano, un po' di noce moscata e mescolo bene il tutto. E poi metto da parte. I cappelletti venivano tagliati in due maniere. Ai tempi più, diciamo, una cinquantina d'anni fa, le donne li tagliavano con i bicchierini da liquori oppure da vermut soprattutto, e poi rimpastavano tutti gli avanzi che c'erano e alla fine diventava, non era più nemmeno pasta, era antipatico. Il cappelletto e veniva perfettamente rotondo. Il cappelletto tagliato in questa maniera, tagliato quadrato, anziché venire perfettamente rotondo, viene un cappello che assomiglia un po' a cappello dell'universitari. Boh, però è sempre un cappelletto, non è che ha una forma diversa. Quindi noi li facciamo per velocizzare le cose e per che esteticamente sono carini e li facciamo quadrati. Pa 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 p
para.